Direttore, una vittoria bellissima e pesantissima e soprattutto una grande prova di squadra, no? Di questo Udinese dopo la beffa del finale di Milano, una grande prestazione. Sì, direi una prestazione di carattere, di intelligenza e di grande attaccamento alla maglia. Si è vista quella cattiveria giusta nella fase difensiva, nelle ripartenze. È un orgoglio vedere giocare la squadra così. Come disse lei qualche settimana fa, niente svolazzi, però è stata imboccata la strada giusta. Sono numeri importantissimi per la fase difensiva, che è tra le migliori non solo del campionato ma d'Europa, ma anche proprio per la continuità che ha acquisito questa squadra. Sì, va dato atto del lavoro dell'allenatore, della squadra, della società che ha messo su questa squadra, perché non dimentichiamo che nelle ultime settimane, o meglio nelle ultime partite, la squadra ha avuto delle defezioni in numero di 6-7 giocatori e ha fronteggiato con la rosa queste defezioni. Quindi direi è un merito che va ascritto a tutto il sistema udinese, a partire dalla proprietà, a finire anche a tutti quelli che lavorano nella bassa forza cosiddetta, ma che poi per il gruppo è la forza più importante. È una bella soddisfazione anche per i tifosi, purtroppo non sono allo stadio, però si stanno godendo una gran bella Udinese. Sì, infatti noi il pensiero è sempre quello, perché gli ultra ci hanno fatto visita anche prima della Fiorentina e sono stati loro che con loro affetto hanno ricordato che c'erano, e la squadra chissà perché dalla partita col Verona ha imboccato una strada importante. Però ora, come dicevi prima, ritorniamo tutti, godiamoci questa serata, questa domenica che possiamo festeggiare, e poi da lunedì si pensa al Genoa.